Sì, hai capito bene, ho detto scuse, perché mi piace, l'ho imparato da te. Fantastico. Un applauso forte, forte. Dalla gavetta nei locali di Bari al palco dell'Ariston a poco più di 20 anni. Generazione di successo, quella dei giovani baresi protagonisti a Sanremo 2017, premiati in comune a Bari dal sindaco De Caro e dai consiglieri della Commissione Cultura Cascella e Melchiorre. Un percorso comune per Leonardo Lamacchia, in arte Leo Stein, quarto tra le nuove proposte, cresciuto artisticamente con Gianni Pollex e Francesco Cianciola insieme alla rivelazione dei Big Ermal Meta. È stata davvero indescrivibile come emozione, perché salire su quel palco ti mette sia la carica allo stesso tempo, sia ti fa tremare le gambe, però stranamente ero tranquillo, non vedevo l'ora di andare lì e di far sentire la mia musica, quindi io spero sia andata bene e spero di aver reso orgogliosa la mia Puglia. Se ti va puoi salire, facciamo un giro, non so bene dov'è. Hai lasciato le tue scarpe colorate. No, guarda, è stato bellissimo, tra l'altro la seconda serata sono stato anche primo, quindi è stata velocissima l'emozione, però credo che Carlo Conti quest'anno ci abbia dato una possibilità enorme, come l'anno scorso, di essere in prima serata con il picco di share, e davvero ci ha dato la possibilità di far sentire la nostra musica agli altri, a tutta l'Italia, e nel modo giusto, perché da un po' d'anni i giovani venivano messi sempre alla fine di serata, dopo i Big, quando l'ascolto calava, quando non c'era, diciamo, più interesse, mentre quest'anno davvero abbiamo avuto la possibilità, sia dal 12 dicembre da Sara Sanremo, di avere i pezzi online, di farli sentire già da novembre, quindi davvero grazie, è stato splendido. Com'è stato il rapporto con gli altri cantanti? Guarda, il rapporto con gli altri giovani è stato molto tranquillo, eravamo molto coesi, si scherzava, si rideva, si suonava, ed è stato bellissimo, tra l'altro, trovare persone semplici e simili a me con cui ho instaurato un rapporto. Tra i Big ci sono stati alcuni con cui ho parlato, Fabrizio Moro, Ron, Paola Turci, che sono delle persone splendide, e davvero si vede la loro passione e la loro umanità, perché credo che in questo lavoro ci voglia molta umanità, non solo passione per la musica. Quindi è stato bellissimo confrontarsi con loro e chiedere dei consigli e sapere da loro come fare questo mestiere. Parla sempre di Sanremo come un qualcosa per vecchi, fra virgolette, ma in realtà ha lanciato tantissimi giovani e ormai anche i giovani cominciano a seguirlo. Sì, Sanremo, soprattutto quest'anno con l'edizione con conduzione di Maria De Filippi, c'è stato davvero un bacino di pubblico talmente ampio da riempire qualsiasi fascia d'età, dai 12 ai 70. Quindi è stato bellissimo anche arrivare al cuore di tutti e ricevere messaggi da tutti, a prescindere dall'età. E quindi questo mi rende orgoglioso, e rende orgoglioso tutto il lavoro che c'è stato dietro, che abbiamo fatto, l'EP che è uscito il 10 febbraio, che tra l'altro è finito in Feltrinelli, ho già saputo, ed è bellissimo. E su Spotify sta andando benissimo, sono terzo nella top viral 50, su YouTube il video sta andando molto bene, quindi davvero c'è un riscontro molto positivo, e questo è l'importante, perché sto vivendo ogni tappa del percorso come punto di partenza. Anche, tra virgolette, la sconfitta del quarto posto è un punto di partenza per dare il meglio. Adesso ci sono in calendario un sacco di cose, molte ne arriveranno e non vedo l'ora, sono felicissimo di affrontare tutto. Poi è bello perché siete ragazzi baresi nati qua che in qualche modo proseguono insieme il loro cammino. Sì, perché con Francesco Cianciola in realtà sono 10 anni che suoniamo insieme, abbiamo sempre fatto quello, abbiamo sempre suonato insieme, scritto un sacco di pezzi. Con Gianni ci conosciamo sempre da molto, abbiamo iniziato a collaborare 2-3 anni fa, ci siamo visti ogni giorno, abbiamo scritto tantissimo, abbiamo cantato tantissimo, e quindi il bello è che è andata una famiglia a Sanremo. Io mi sento di dire questo, non ero solo a Sanremo, c'erano anche loro e c'era tutta la Puglia, perché credo che le cose, se si fanno da sole e si fanno da solo, non si va da nessuna parte, quindi bisogna sempre avere un gruppo di persone che credono in te e che credono nella musica e che credono in un percorso, quindi questo è fondamentale. Come viene, cadere e poi rialzarsi e ripartire, e ridere ogni volta come fosse l'ultimo sorriso che rimane, come una canzone.
Grazie, è stato un duro lavoro in questi anni, un duro lavoro di squadra. Abbiamo collaborato con tantissimi artisti, tra i quali abbiamo anche, ricordiamo, un Ermal Meta. Con Leo è stato un bellissimo lavoro, durato un paio di anni. Con Frank è stata una bellissima collaborazione per quanto riguarda il brano Tutta Colpa Mia, scritto insieme ad Oscar Angiuli ed Emma Marrone, che ci ha dato una grandissima mano perché era l'unica che effettivamente conosceva in prima persona Elodie. Quindi è stato davvero un'esperienza molto bella vivere quella settimana all'Ariston, è pura magia, perché naturalmente tutto ruota intorno al festival e camminare per quelle strade, in quell'atmosfera, è come essere a Natale, è davvero una bellissima magia. Come ci si sente in un certo senso a vedere dopo anni il frutto del proprio lavoro, visto che tutta Gavetta a prodare lì sul palco dell'Ariston? Allora, praticamente io 2 anni fa avevo già calcato come autore i palchi dell'Ariston, avendo scritto con Ermal Meta Straordinario di Chiara Gagliazzo. E ritornare su quel palco come autore con ben 2 canzoni è una delle soddisfazioni più grandi che si possa provare, assolutamente. È un clima interessante quello che c'è a Bari, in un certo senso si stanno creando tutta una serie di situazioni che in realtà sono seminate da molti anni. Ermal Meta fa parte anche di questo. Ermal Meta, posso dirlo ad alta voce, è stata una delle persone che mi ha insegnato tutto. In 2 anni mi ha insegnato davvero tutto, come scrivere una canzone, come arrangiare un pezzo. Devo dire davvero grazie soprattutto a lui e naturalmente a tutte le persone che hanno creduto e continuano a credere in me e in noi come squadra. È anche un senso di come Bari accolga e però sia anche terreno fertile, bene o male lui viene dall'Albania, voi siete tutti di Bari e dell'Interland, ma vuol dire che c'è un terreno su cui può crescere la musica. Beh, è un terreno molto fertile, ma penso che alla fine sia il cuore a predominare, perché naturalmente anche nella stessa città di Bari ci sono musicisti che ci credono di più, musicisti che ci possono credere di meno, l'importante è fare squadra e credere insieme. Fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto il tempo non cancella nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai, che lentamente scivola. A 23 anni già autore di canzoni per Sanremo e per molti altri eventi e anche cantanti, come ci si sente a sentire in Eurovisione la propria canzone cantata con la passione con cui è stata cantata? Beh, sicuramente è molto bello e ripaga gli anni di lavoro che sono serviti appunto a creare questa canzone e ad approcciarsi al mondo musicale. Ovviamente l'importante è affrontare questa cosa con umiltà e pensare che è una fortuna a questa giovane età arrivare su quel palco, è una bellissima esperienza. Da questo punto di vista cosa cambia dal lavorare in provincia, lavorare in periferia e poi arrivare effettivamente su certi palcoscenici? Beh, lavorare in periferia è basilare perché aiuta molto l'artista così come l'autore ad approcciarsi con la gente, perché non bisogna dimenticare che sia l'artista sia l'autore deve cantare e scrivere ovviamente per gli ascoltatori e quindi cantare in provincia con la minore distanza tra chi canta e chi ascolta è molto importante per la formazione successiva. Puglia è diventata ormai una fucina di autori oltre che di artisti. Cosa c'è secondo te negli ultimi anni qui che ha prodotto questa generazione? Beh, la Puglia, io conosco Bari ma conosco anche l'Interland, è sempre stata piena di artisti e anche di ottimi autori. Indubbiamente proprio l'ambiente è basilare per chi scrive, per chi canta e di fatto la Puglia riesce ad offrire una così grande gamma di panorami che entrano anche proprio nell'anima e danno questa profondità a chi scrive e a chi canta.
Consigliere, vedere tre ragazzi di Bari che riescono ad arrivare a questo livello ripaga forse di tante politiche fatte in questi anni in tema di cultura. Certo, poi oggi è una giornata particolare, una giornata successivamente importante, la giornata di San Valentino. Sono canzoni che sono state dedicate all'amore. Non abbiamo avuto tantissimi cantanti baresi nelle più grande manifestazione canora che il Festival di Sanremo, però questi ragazzi, nonostante la loro giovanissima età, hanno un'esperienza particolare, sono stati importanti, sono arrivati diciamo quasi al limite del premio più straordinario che ci possa essere, cioè quello del podio. È chiaro che a Bari ci sono tantissime scuole di canto, tantissimi cantanti, però loro hanno avuto quel qualcosa in più, sia dal punto di vista dei testi, sia dal punto di vista dell'esibizione, che gli hanno permesso questo palcoscenico importante. C'è un clima culturale evidentemente che si sta sviluppando nella maniera giusta qua a Bari, non solo in tutta la Puglia, ma proprio Bari in questo momento sta veramente producendo artisti di ottimo livello. Certamente, e questa è una prova particolare del valore che la musica riesce a fare, sia dal punto di vista di compositori che dal punto di vista di musicisti. Noi auguriamo a questi ragazzi di avere un eco che duri nel tempo, ecco perché l'impegno della Commissione è quello di valorizzare questi ragazzi e non lasciare che Sanremo sia una tappa di arrivo, ma bensì una tappa di partenza, per continuare a produrre sia dal punto di vista vocale che dal punto di vista della composizione brani importanti.